quella di... Non vi sentiamo. Ora ci senti, Nico? Insomma, il punto fondamentale, un punto fondamentale è far entrare direttamente le lotte nelle istituzioni. E oggi è entrata in questa istituzione del Parlamento europeo una lotta fondamentale, la lotta della Valsusa, la lotta del movimento NoTav. E per me e per Curzio è un grande onore avere qui i compagni e le compagne del movimento. Quindi grazie, grazie. Lascerei a voi la parola, Nicoletti e Alberto. Scriveteli, no? Non sentiamo quello che state dicendo. Bravo, scrivimi, va? Queste grandi opere criminogene nei confronti
siamo assolutamente in sintonia con questa giornata, perché pensiamo che la sentenza del Tribunale dei Popoli mette in rilievo qual è l'emergenza democratica non soltanto in Italia, dove la cosa è fortissima, ma anche in Europa. Contro i popoli che lottano si alza la repressione. La lotta di questi popoli in Valle di Susa come altrove è una lotta per un modello di vita e di sviluppo diverso, per un futuro che sia il futuro di tutti e non soltanto di pochi grandi danaroni. Le grandi maleopere sono il segno di un mondo che non ci piace, perché non ha nelle proprie mani il futuro, ma soltanto gli interessi di pochi. Noi siamo per un mondo di liberi e uguali, dove anche la natura abbia i propri diritti e dove soprattutto non si aprano carceri e tribunali contro coloro che lottano. In Italia la situazione è veramente pesante. In 3 anni 1.000 indagati soltanto per quanto riguarda la lotta contro il TAR, ma molti altri per tutte le lotte sociali che sono legati all'emergenza abitativa, che sono legati ai tagli della sanità, ai tagli della scuola pubblica, che sono legati ai tagli dei diritti per tutte le persone. La sentenza dei tribunali del diritti ha capito perfettamente che la nostra forza sta nella fratellanza. La fratellanza che è risolta nella lotta, che ha ricreato in questa nostra valle, e non solo nella nostra valle, una fraternità che è la nostra vera forza, ha ricreato una socialità, e quindi noi siamo, ci riscopriamo come popolo che si apre agli altri popoli e che quindi lotta contro le grandi maleopere, come lotta contro il razzismo, lotta contro il taglio dei diritti a tutte le persone, lotta contro la guerra. L'Europa, che è la fortezza Europa, non ci piace. Come non ci piace l'Europa che finanzia le grandi maleopere. Noi vogliamo un mondo dove non esista la guerra, dove alle emergenze sociali non si risponda con la repressione, dove finalmente ci sia un'idea del futuro, un futuro che sia vivibile per tutti. In Italia, accanto ai tribunali, si aprono anche altri sistemi di repressione. Per esempio, quante le sentenze che danno pene preventive. Io ed altri compagni come me che abbiamo lottato contro il taglio di quelle che sono le spese pubbliche, ma anche per il diritto alla circolazione nella nostra valle, hanno avuto varie misure preventive. Per quanto mi riguarda, ho deciso di disattendere a queste misure, di dire no a queste misure, in nome del diritto ad essere liberi. I tribunali sono diventati sempre più il luogo della repressione e non della giustizia. Noi contrapponiamo a questa legalità fasulla la nostra legittimità, che è fondata sulla giustizia e sui diritti di tutti. Per cui la nostra forza è esattamente questa. I compagni che sono lì tra voi sono una parte importante del nostro movimento, ma il nostro movimento si è allargato dovunque, perché dovunque ci sono bisogni deve nascere una risposta che non può essere adeguamento, ma deve essere invece lotta. Senza questa lotta non ci sarà futuro per nessuno. E quindi chiediamo all'Europa di prendere una posizione chiara per i diritti delle persone, contro la guerra, contro le grandi maleopere, il denaro pubblico va speso per migliorare la vita di tutti e non per reprimere o per desertificare. Vi ringraziamo e vi abbracciamo. Ci sono due esempi di autentica passione civile, di coraggio.
e non potevamo cominciare meglio, cercheremo di proseguire.